amici e paesane maccarese, sentite che ve contalo parreno, lo nonno resta storia e tutto chino, e ora ve lo voglio ricordare, a storia da passione del signore, che mi son croce fu conosce amore, a storia da passione del signore, che mi son croce fu conosce amore. Girando per le vie della Palestina, percorrendo paesi e villaggi, annunziava la lieta novella, il Vangelo, guarendo ogni sorta di infermità e compiendo molti miracoli. Ancora un poco e non mi vedrete più. Girando per strade di paese, facendo tante bragole portenti, ogni anno di amici state attenti, a tutti i santi apostoli cadeva, nuovi scandati e nuovi scoraggiti, perché fra poco a mia me perditi. Nuovi scandati e nuovi scoraggiti, perché fra poco a mia me perditi. Era il giovedì santo e Gesù vuole fare l'ultima cena coi suoi apostoli. Prendete e mangiatene tutti. Fate questo in memoria di me. Così perpetuò nei secoli la sua presenza reale nell'Eucaristia. Era la sera del giovedì santo, quando l'apostolo disse al Signore, cercatemi a casa per favore, l'ultima cena non se volevamo fare. Cristo mio corpo disse un momento, e fece allora sacramento. Cristo mio corpo disse un momento, e fece allora sacramento. Una scena di intimità fraterna, velata però di tristezza perché Giuda si apprestava a tradirlo. Mentre contenti erano da sera, e da casuzza che era un paradiso, il suo Signore ci tenne lo viso, onore voi a mia maraccia di Giuda Caino. Caino fu lo traditore, venne per 30 sordo redentore. Dopo la cena Gesù si reca nell'orto degli ulivi a pregare. Prega, soffre, suda sangue, ha paura e chiede conforto agli apostoli, ma non lo trova. Dopo la cena belli e soddisfatti, nell'orto dell'olive sereno, disse Signore statemi vicino, tengo paura e voglio un po' pregare, sudando sangue assai si tormenta, e pure peggio stanco s'addormenta. Sudando sangue assai si tormenta, puro peggio stanco s'addormenta. Si presentano armati di spade soldati romani con Giuda in testa. Un bacio, un tradimento. Risurda Dazzi e Giuda in prima fila, revano con le spade e le bastona. Sera con l'orso della luna, incarcerarono l'orso bello Dio, e con lo bacio di Giuda traditore, fu incarcerato l'orso redentore. E
di Giuda traditore. Fu carcerato un osso redentore. Pietro, sia pure confuso e impaurito, cerca di reagire e con la spada mozza l'orecchio a un giovane soldato. Miracolo! Gesù riattacca l'orecchio al soldato. Lanterne, spade, fiaccole, bastuna, se rischiano una sera luci cari, peggio scandato non sappia che fare, ne sciva spade a uno zannao. Partì un signore, era una meraviglia, e allo soldato ci sarà una picchia. Partì un signore, era una meraviglia, e allo soldato ci sarà la vecchia. Legato come un volgare malfattore, Gesù viene condotto davanti al tribunale per essere giudicato e condannato, mentre Giuda, disperato, andò ad impiccarsi. Taccato con le mani come un laccio, se portano un signore disperato, se van beccato Giuda scellerato, l'apostoli scandati sa scappano, no tribunale a Gesù solo portano, solo San Petro se muove lontano, no tribunale a Gesù solo portano, solo San Petro se muove.